Ciao amici, anche voi soffrite il freddo? Oggi vediamo alcuni rimedi naturali per contrastarlo. Io scappo alle Bahamas. E quando torni cosa fai? Ecco come evitare malessere e stanchezza provocati dalle basse temperature e diminuire il rischio di malattie da raffreddamento con un bello scudo naturale. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Alcuni alimenti e spezie hanno la proprietà di aumentare il calore corporeo, come cannella, garofano, timo, peperoncino, pepe, zenzero, maggiorana, cumino e finocchio. Con queste spezie possiamo preparare delle ottime tisane per riscaldarci e rilassarci. Poi, per combattere il freddo, possiamo adottare anche alcune strategie a tavola, assumere cibi caldi come zuppe di verdure o di legumi, che sono anche nutrienti, e preparare cibi riscaldanti come l'avena, il porridge o i cibi integrali come la segale. Ovviamente evitare i cibi freddi e rinfrescanti. Gli agrumi sono rinfrescanti, ma sono anche nostri alleati contro il raffreddore. In questo caso non vi consiglio di eliminarli, ma di alternarli con alimenti caldi. Se volete saperne di più sugli agrumi, ne ho parlato in questo video e ho scritto un ebook di ricette dolci e salate fatte con le arance rosse in descrizione. Per proteggersi al meglio bisogna capire bene anche come vestirsi, non è scontato. Lana e seta sono termoregolatrici e assorbenti, adatti se si suda molto perché riducono l'umidità interna, mantengono costante la temperatura corporea. La seta è anallergica, antibatterica e delicata al tatto. Come la lana merino, è ottima per proteggersi senza rinunciare alla leggerezza. Invece i tessuti come il pile e il poliestere non conservano il calore allo stesso modo. È meglio vestirsi adeguatamente che alzare il riscaldamento in casa. Riscaldamenti troppo alti sono nocivi per la salute e inquinano l'ambiente. E come fare per evitare mani e piedi freddi? Se le estremità del corpo sono sempre fredde, ci sono vari motivi, come problemi circolatori, ormonali o a causa di una vita troppo sedentaria. Per riscaldare piedi e mani si può ricorrere a guanti e calze in lana pura. Fa bene anche camminare all'aperto, approfittando soprattutto delle ore di luce. Massaggiare ogni giorno piedi e mani con olio di sesamo, che secondo l'Ayurveda riscalda. Si può aggiungere anche olio essenziale di cannella o di zenzero. I pediluvi con lo zenzero sono un ottimo rimedio naturale per riattivare la circolazione. Mettete in una bacinella acqua calda e aggiungete un decotto di zenzero preparato prima. Funzionano bene anche le docce di contrasto, che alternano getti di acqua calda e fredda per 10 minuti e danno una bella scossa alla circolazione. Avete visto, amici, com'è facile riscaldarsi con i doni della natura? Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Avere cura del benessere è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Se volete conoscere i migliori rimedi naturali per i disturbi invernali, potete leggere il mio ebook dedicato, trovate il link in descrizione. Vivi consapevole e vivi meglio!